Bratti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come vedete, quasi riesco, quasi cammino anche senza stampelle, con un po' di fatica, però non male direi. Ci troviamo, diciamo, alla terza settimana, alla fine della terza settimana dall'operazione, praticamente dall'ultimo video che ho fatto. Ho iniziato solamente fisioterapia ieri. E oggi ho fatto il primo giorno di idrochinesioterapia. Quindi ho svolto del lavoro in acqua. Diciamo che ieri, visto che era la prima seduta, mi ha fatto un po' di test per vedere dove arrivo con la flessione, con l'estensione, con la forza e un po' eccetera. Tutti esercizi basilari. E poi niente, oggi pure in piscina ho fatto vari esercizi, camminata in avanti, indietro, esercizi dove dovevo alzare il ginocchio. Niente, pure qui tutto molto molto tranquillo. È stato figo, è stato figo. Dovrò fare più o meno 3 sedute a settimana più 2 volte di piscina. E lunedì praticamente ha detto la fisioterapista che cercheremo di farmi togliere le stampelle del tutto e non vedo l'ora perché non ce la faccio più ad usarle, basta. Praticamente ormai non sento più dolore, nulla, finalmente. Ho tolto comunque i punti, quando me li ha tolti non ho sentito tanto dolore, giusto due fastidi all'inizio e alla fine. La cicatrice si sta chiudendo molto molto bene, mi aspettavo molto peggio, invece sta andando molto bene. Nel tempo in cui ho aspettato prima di fare fisioterapia ho sempre continuato a fare esercizi a casa, soprattutto gli esercizi di flessione che era tosto, perché dovevo arrivare a piegare di più la gamba e ogni volta che arrivo al limite fa male, ma è giusto che sia così. Non troppo, non esagerato, però il dolore ci deve sempre essere. Ora vi faccio vedere un po' come cammino senza stampelle. Un po' strana la camminata, però ci siamo, ci avviciniamo. Prossimo passo, togliamo il tutore, che non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Cioè, prima stampelle e poi tutore, penso. Non so se, non ho capito bene se prima devo togliere le stampelle e poi il tutore o viceversa. Non lo so, non mi ricordo. Comunque devo dire che dopo la prima seduta di ieri di fisioterapia e oggi di piscina, sto veramente una bomba, sto veramente molto molto meglio. Cioè la gamba mi si muove più tranquillamente, prima era un po' più rigida. Magicamente sembra che ho più forza. Forse non lo so, mo perché ho finito piscina da 2 ore e mezza più o meno. Però veramente mi sento cambiato già. Non so cosa immaginarmi dopo magari 5 sedute di fisioterapia e 5 sedute di piscina. Cioè io, boh. Penso che sarò cambiato tantissimo. E niente, quindi vuol dire che aiuta veramente. E poi sono solamente all'inizio. Quindi io mi immagino tra un mesetto come starò. Anzi, anche tra 2 settimane, dai. Diciamo che io questi giorni li sto vivendo veramente molto sereno. In un modo molto molto sereno. Non è che io mi stia divertendo a fare fisioterapia, anche se solamente un giorno, ma non è che per me è figo, è bello. Non auguro a nessuno di fare fisioterapia perché se si finisce a fare fisioterapia vuol dire che è successo qualcosa solitamente di brutto. Però ecco, una volta che si entra dentro questo tunnel, diciamo, io penso che bisogna, cioè almeno io la sto affrontando col sorriso. Con il sorriso e niente, è un'esperienza. Un'esperienza, come ho detto, che non auguro a nessuno, però è un'esperienza, è una sfida. Che c'è cioè, chi la fa e chi non la fa. Io non sorrido, però lo
lo faccio veramente serenamente. E quindi a tutti coloro che faranno fisioterapia, affrontate questo percorso con serenità.